Shrek, noto carpentiere di Bustarsizio, fratello gemello di Paciani, viveva con la sua famiglia nell'elegante quartiere di Arcore, accanto alla villa di Bilvio Serlusconi. Un robot ultracentenario. Un giorno Shrek, per sbaglio, uccise Fiona e i suoi figli. Non poteva immaginare che motosegandoli sarebbero morti. Pianse molto, ben 3 secondi. Poi diede fuoco alla casa e diede la colpa a chi non fosse un orco come lui. Così ricevette da Sattemo Alvini 3 milioni di euro. Li spese in criptovalute, ma li perse tutti. Poi ritornò ricco grazie al bonus monopattino. Disperato per la caduta del governo, Shrek si masturbò a Lord Farquaad, versione Giga Chad. Nei suoi pensieri, Lord Farquaad stava vincendo la Boiler Summer Cup, assieme al Lupo Lucio e Gianni Morandi Malvagio. A quel punto passò una qualsiasi ragazza con i capelli blu azzurri che disse a Shrek: "Questa cosa che stai facendo è sessista!" Egli le rispose: "Zitto, Roy Obisa!" e la uccise a colpi di tazza del cesso. Intanto Biglio Serlusconi stava dando un party nella sua umile villa assieme a Marilyn Manson, con un banchetto a base di feti, vaccini scaduti e 5G spalmato sui cracker dell'Eurospin. Shrek si presentò da Biglio Serlusconi e danzarono nudi per tutta la notte, mentre dalle orecchie di Shrek usciva del pus. Tutto sembrava un sogno, finché Mario Giordano non arrivò esclamando: "Donato, bonus monopattino!" Shrek, disperato e spaventato, lo divorò. Ma per Bilvio Serlusconi era troppo tardi. Lui morì fra le braccia di Shrek. Shrek, triste, tornò a casa e urlò: "Fammi un panino, Fiona!" Ma sua moglie era morta e anche i suoi figli, quindi non poteva picchiarli e batterli alle parole crociate. Non sapendo cucinare, morì. Goku il ladro entrò e divorò il suo cadavere. Shrek non sapeva cucinare e per questo morì di stenti. Fine.